Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CiccioGamer89. Siamo tornati qua su Clash Royale. Promosso o bocciato? Allora, dato che voglio sapere anche la vostra opinione su questi deck, più o meno nell'orario di uscita del gameplay di questo video che state vedendo, sul mio account Instagram CiccioGamer89, chi non mi segue, se vi va andatemi a seguire, metterò una storia con un sondaggio: secondo voi è promosso o bocciato? Allora, secondo me questo deck qua, così vedendolo, è promosso. È di BobbyRobert86, che mi dice: ciao CiccioGamer89, ti sfido ad utilizzare questo deck e vorrei sapere la tua opinione. È un mazzo abbastanza completo ed è molto potente secondo il mio parere. Sei un grande, ti seguo sempre. Allora, l'ho scelto perché è interessante, perché c'è il Cavaliere Nero, le frecce, gli arcieri, la sfera infuocata. Poi andiamo a mettere il Minatore. Una carta che volevo giocare da un bel po' di tempo, appunto, erano i barbari, ma è una carta un bel po' particolare questa qua. Il cavaliere, e a posto della valchiria ci dobbiamo mettere il cannone. Quindi attenzione, secondo me questo deck qui è un pochino squilibrato. Cioè non è molto molto equilibrato, eh. Però diciamo che sfera infuocata e frecce ce le ha, il Minerva andargli sotto torre ce l'ha. Ha parecchia roba, cioè questi due sono molto difensivi. Secondo me io avrei tolto un cannone e avrei messo un'altra truppa. Cioè avrei tolto il cannone e avrei messo un'altra truppa. Ma andiamola a provare insieme. Siamo a 4600 trofei, quindi incominciamo a stare abbastanza su, ragazzi, eh. Però l'ho detto, non dipende tanto dalle vittorie, eccetera eccetera. Vediamo proprio come si comporta il mazzo. Mi raccomando, subito un bel pollicione in su, andatemi a seguire su Instagram. E se vi va, per chi non lo sa, il 15 settembre a Roma ci sarà CiccioGamer89 live show, e poi ce ne sarà un altro a Lugano il 27 ottobre, se non vado a dir cavolate. Allora, qui, ok, forse gliela tolgo, forse quella gliela tolgo col cazzo, raga. Ok, non so quale sogno. Ok, quindi andiamo a fare così. Diciamo che tutto sommato, tutto sommato ci può anche stare. È un deck, quello contro è un deck veramente stronzo, raga. Stronzo, stronzo, stronzo. Ma no, stronzo poco. Diciamo che è uno dei più forti che io abbia mai incontrato, perché mi sta annientando. Veramente mi sta annientando. Forse andremo a giocarcela meglio nell'overtime noi. Forse, non è detto, non è detto. Potrei incominciare a fargli dei danni un po' osè, così e così. Vediamo un po'. Purtroppo non sono proprio riuscito nel mio intento, eh. Purtroppo mi doveva rimanere un arciere vivo. Mi doveva rimanere un po' particolare. Questo sicuramente entra in difesa. Cioè questo adesso io ce lo piazzo in difesa fisso. Ci può stare, ci può assolutamente stare. Qua devo perdere un po' di tempo. Se mi tira il coso, io comunque gli posso fare un botto di danni. Vediamo, ragazzi, eh. Vediamo. Ok, tutto d'accordo, ma raga, i cazzi sono proprio grossi. Veramente sono enormi, ragazzi, i problemi. Vediamo un po' se riesco ad attaccarlo molto prepotentemente, ragazzi, eh. Perché vediamo, non ne ho idea se riesco, perché stiamo prendendo schiaffi un po' tutte e due. Sai che non lo so? Che non lo so. Perché lui mi potrebbe tirare sicuramente. O me la rischio, raga. Sai che non lo so. Raga, ho sbagliato io qua, eh. Qui ho sbagliato io. Non ci ho creduto. Qui non ci ho creduto. Voglio togliermi un ufficio, eh.
Qua ho sbagliato io. Non ci ho creduto. Voglio andare a vedere quanto toglie su torre. Ok. Sbagliato io. Quindi questa qua la possiamo prendere, secondo me, come vinta o come un bel pareggio. Mi ci sta bene. Mi ci sta bene perché non conosco bene i danni. 125. E questa non me la dà. Va bene, va bene, va bene. Per me, come deck, l'ho detto, è promosso, ma è un po' squilibrato. Ma secondo me è promosso un botto come deck. Qui ho sbagliato io. Me ne rendo conto. Potevo giocarla sicuramente meglio. Ero riuscito a far girare bene tutto quanto. Me la sono andata a pippa all'ultimo, ragazzi. Che devi fa? Ci sta, ci sta. Assolutamente. Qua, come vedete, vado in super difesa, ragazzi. Chi se ne frega. Cioè, non mi interessa proprio. Vado in super difesa. Non mi aspettavo l'orda, ma ci sta pure quella. No, ma non, chi se ne frega. Cioè, non... O c'hai la ghiaccio. Non mi interessa, insomma. Sfera infuocata ce la dobbiamo ricordare su di quelli. Cazzo, però, raga, peccato per quella partita di prima. Perché era veramente bella, 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 raga. Bella, bella, bella. Quindi, Miner. Poi calcolate che non mi esercito per giocare con questi deck, eh. Cioè, come mi vedete, gioco. Cioè, non... Voglio esagerare. Voglio esagerare. Voglio esagerare. Però, vedete, non ho tirato altro per difendermi, perché... sostanzialmente non me ne fregava niente. Lui c'ha sempre il principe. Il cavaliere, no, principe. Mi sembra il principe. Posso tirare sicuramente questo per fare più danni ad area. Questo fa... oh, regà, questo fa male. Oh, mettetevelo in capoccia. E questo fa veramente male. Danni sono un botto, regà. Sì, mi distruggerà il cannone, ma... a me serviva più che altro di difesa. Poi chi se ne frega. Lancio il Miner per dargli un po' di pressione. Tutto qua, eh. Bene, a me finché mi fai danni, a me va benissimo. C'è sicuramente una carta che lui non ha messo per il momento, eh. Sono sicuro che c'è una carta che lui non ha messo. Guarda, addirittura me ne vado in difesa col cannone. Ma proprio chi se ne frega. Butto il Miner dietro, butto questo così. Ok. Mi sta bene, mi sta assolutamente bene. Facciamo così, voglio fare un po' di casino là dietro. Mi conveniva, dovevo togliere i moschettieri. No, è un buon deck. È un buon deck, è un buon deck. Il primo ho sbagliato io, semplicemente. Ci sta. Questo per esempio, furia con l'altra furia, con l'altra furia, per me non c'ha molto senso. A mio avviso. Mando, se riesco, loro, vedete, a tankare gli arcieri. Bello, 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 bello. Cazzo, raga, sto ancora rosicando la partita di prima, ma devo conoscere bene il deck, ci sta. Ok. Io ipotizzo due vittorie, eh. Cioè, ripeto, io ipotizzo due vittorie. Magari quella pareggio, non sconfitta sicuramente, però va bene, va bene. Comunque è un deck che secondo me è buono. È un buon, buon deck. Ok, probabilmente un ragazzo che mi conosce. Io devo cacciare il minatore. Già questo gioca meglio, perché mi è andato a difendere bene il minatore. Quindi ci sta. Lui sta in overtime. Cioè, non sta in overtime. Ho detto cazzate io. Mamma mia. Vediamo se riesco. Lui mi ha cacciato un botto di elisir per difendersi da sta roba qua, eh. Scarica, tornado. Che c'ha lui di massa? Che c'ha di massa lui? Che devo capire bene che contro chi sto. Devo capire lui di massa. Intendo una sfera infuocata. Ce l'avrà? Domatore. Va bene. Provo così, eh. Provo così, L'ho tirata un po' di fretta, però secondo me ne è valsa la pena. Vado a tankare con questo qua.
che secondo me abbiamo fatto male. Baby Dragon a me piace tantissimo, ragazzi. Non bad. Non bad, non ci stiamo comportando male. Non ci stiamo comportando male, eh. Vado a tirare gli arcieri per non andare in surplus nell'overtime. Mi vado a cacciare questi subito. Vado di qua. Faccio così. È un po' particolare come attacchi che sto facendo, me ne rendo conto, eh. Però sono belli. Sì, mi arriveranno un po' sparse delle unità. Ok, io non ho tirato niente, quindi a me sai che me frega. Non voglio subire danni. Non voglio subire danni, non mi interessa. Ok. Ce la dovrei fare con le sfere infuocate, eh. Anche no. Non c'è bisogno. GG, dai, bello. Ho sbagliato io la prima partita. Mannaggia, ancora sto rosicà. Il deck secondo me è promossissimo. È un bel deck. Fulisce bene. E tra l'altro il cannone ci è servito da impazzire, ragazzi. Il cannone ci è veramente servito un botto. Ci è servito un botto, un botto, un botto. Veramente. Ok, va bene, va bene, va bene. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Secondo me è un deck promosso. Andate a votare anche voi nel sondaggio che vi ho lasciato su Instagram per farmi capire se vi piace o no, cioè se lo promuovete o se lo bocciate secondo voi. Mi raccomando, pollice in su, commentate, condividete se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento, a vostro CM89. Ciao ciao.